Ciao a tutti amici, benvenuti in questa spesa di oggi. Oggi vi faccio vedere i prodotti, il costo dei prodotti negli Stati Uniti. Sono un po' spettinato. Siamo andati a Walmart, che il posto, il negozio è grandissimo, tantissime cose, è un po' scarso, tipo costa scarso, è brutto. La gente è più brutta, i commessi sono più antipatici, però non si batte, la roba costa meno. Però questi sono gli Stati Uniti, quindi non so la stessa roba in Italia quanto costerebbe. Vediamo subito. Allora, abbiamo preso delle patatine novelle, due pacchi, cipolle bianche, polli organici, antibiotici, free ever, sono 1, 2, 3, 4, 5 petti di pollo sigillati singolarmente, delle ciabatte, ciabatta rolls, ho guardato negli ingredienti, non ha l'ice, l'icon syrup fruit, icon syrup, high fructose corn syrup, che è una cosa che in America è un po' come l'olio di palma, tutti dicono di evitarlo e basta, senza pensarci più volte e molte volte. Poi abbiamo i bagels, che sono delle ciambelle, ma di solito non si usano col caffè latte, sono più salata, roba salata, di solito si mette la Philadelphia, ci sono di vari gusti, questo è un classicone americano, molto buono. Poi abbiamo croccantini per gatto della Rachel Nutrish, molto buoni, e ciuschi con questi croccanti non volta. Poi abbiamo preso delle banane biologiche organiche 6. C'è da dire che Walmart ha prezzi imbattibili, però molta cosa bisogna guardare, insomma, se guardate queste cose, perché la frutta viene sempre dal Guatemala, Cile, Sud America, non è Stati Uniti, quindi potrebbero utilizzare delle cose tipo dei prodotti chimici che sono già banditi negli Stati Uniti. Fatto sta che quasi le cose che abbiamo comprato sono fatte negli Stati Uniti, tranne che so l'avocado, che quello è quasi impossibile. Comunque, banane. Qua c'è scritto... Infatti, giusto appunto, queste sono dell'Ecuador. Perché si sa, le banane dell'Ecuador sono buonissime. Poi, pomodori. Anche questi pomodori sono del Messico, quindi... Però, diciamo, io ci ho guardato, ho tentato di prendere il meglio, e non tutto è possibile. Poi abbiamo pacco di Gouda, formaggio olandese, della Sargento, marca che sembra un po' italiana. Sargento. Natural cheese, quindi un pacco, e anche provolone. Poi abbiamo preso la Philadelphia. Questa Philadelphia è cremosa, quindi è tipo montata, un po' come una panna montata. Infatti è whipped, vuol dire montata. Poi abbiamo preso il curry organico, che stasera ci faremo riso al curry con pollo. E vabbè, abbiamo preso questo per Pepita. Devo dire che Pepita ha la particolarità che distrugge tutto, compresi anche i giochi. Quindi i giochi, non sapete quanti giochi gli abbiamo dato e li rompe. Però tentiamo sempre giochi nuovi che magari sono resistenti. Ce ne sono alcuni che non è ancora riuscito a distruggere. Vediamo questo. C'ha questa microfibra molto resistente, però bisogna vedere dietro. Dopo glielo diamo. Questo... Allora, entriamo nei risi.
Abbiamo preso questo riso basmati che mi piaceva la borsetta. Che bella. Poi abbiamo preso altri risi, guardiamo dopo. Abbiamo preso, siccome al lavoro adesso abbiamo la caffettiera Keurig, che Keurig, a differenza della Nespresso o quell'altra di Starbucks, usa delle capsule molto più grandi, faccio vedere, così, sono più grandi, no? Serve per fare ovviamente il caffè americano, bello grande, però hanno anche altre cose del tipo il tè, quindi ho preso questo pacco qui da 3, oppure pacco di McDonald's, che voi direte, McDonald's merda, e invece il caffè è buono, quindi McDonald's coffee, pacco da 3. Poi incredibilmente, siccome la Keurig praticamente in America c'è solo Keurig, Nespresso un po', grazie ovviamente ai miei video, si è un po' installata anche in America. E quindi incredibilmente abbiamo trovato le capsule della Nespresso a Walmart, cosa veramente incredibile, perché io di solito le compro sempre su Amazon, e invece questo no. Questo non so che marca, ovviamente non sarà che so un caffè Kimbo, piuttosto che non lo so, però questo l'abbiamo preso a Walmart, $7 mi pare, comunque vedremo dopo i prezzi, anche qua un altro. Poi abbiamo preso dei kosher dill Vlasic, che sono cetriolini sott'olio. Poi entriamo nei risi, siccome Walmart, come stavo dicendo, è economicissimo rispetto a Publix, che è un altro che sta vicino a casa nostra, cioè la maggior parte delle cose è molto molto bene. Allora Marta ha voluto provare tutti i risi, quindi quel riso lì, che riso, risaia, che mi viene da ride. Mahatma Jasmine. Poi abbiamo Golden Star Jasmine Rice. Poi abbiamo Mahatma Basmati Rice. E poi questo qua che ho già fatto vedere prima è un basmati, ma l'ho preso io perché mi diceva la borsina. Poi passiamo al prossimo Vlasic Pickle. Questi sono cetrioli sott'aceto, molto buoni. Formaggini The Laughing Cow Creamy Swiss Original. Poi abbiamo latte organico. Un gallone, è un gallone questo? No, è mezzo gallone, perché a noi ci piace bere il latte. Poi abbiamo un formaggio Jarlsberg Soft Cheese della Norvegia. Poi abbiamo preso del succo d'arancia Home Marker. Home Marker Premium 100% Pure Premium Squeeze with Pulp Eco Friendly Carton 100% Orange Juice. Orange juice già non si dice orange juice, come direbbero gli americani. Ma noi lo diciamo così. Poi abbiamo due mozzarelle Galbani, che spesso la gente dice: ma voi c'è la mozzarella? E voi direte: non c'è la scamorza e non c'è la mozzarella di bova, non c'è questo. Però vabbè, ci sono marche importanti come la Galbani, quindi mozzarella c'è. Poi abbiamo pappa per gatto della stessa marca di quella lì, che è abbastanza buona. Poi abbiamo pacco di Corona Light. Poi abbiamo cipolle rosse Sweet Italian Red Onions. Sono prodotto degli Stati Uniti, sì. Artisan Tamilla. Poi abbiamo acqua gasata in lattina aromatizzata a lime. Le Crocs. E poi per finire abbiamo preso una piscinetta per bambini, che la utilizzeremo per Pepita, che è un cane molto intraprendente. Va bene, allora questo è quanto per la spesa di oggi.
totale della spesa è venuto $160 e questo è quanto. Probabilmente in Italia ha costato tutto meno, ma è lo stesso. Allora, probabilmente è tutto, ciao a tutti!